Oggi abbiamo un altro premio, giusto Brunello? Sì, abbiamo ancora dei dati premi. Eh? Ci abbiamo, facciamo la poesia, la facciamo dopo, recitazione. Abbiamo qui presenti il quarto, il terzo e il secondo premio di recitazione. Il primo e il quinto non c'è, per qualche motivo. Allora, il quarto premio è Elisabetta Petrovati. Bene, grazie. Elisabetta Petrovati. Il terzo premio è di Angela Maria Di Beri. Oh, dai, Angela. Aspetta, ti faccio la propaganda. Aspetta, Andrea. No, questo è fredda. Angela Maria Di Beri ha vinto. Dove stava Angela? Allora, ha vinto questo premio per che poesia? Che recitazione di che cosa? È la poesia di Bruno Mancini. È vero, perché questo rapporto tra Bruno e Mancini. Il 5 novembre a Norma. Ho recitato. Piacere collaborare con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra cui Cecilia Salages, l'Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Manasserri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. Quindi col presidente alla sponda, cioè abbiamo qui l'onore della Grande Roma, dottor Benito Corradini, che io lo considero come un fratello maggiore. È un padre il quale fratello maggiore ti dà un altro premio perché non lo sapete, il 12 dicembre questa signora ha avuto il premio Solidarietà Romana qui al Museo dei Papi a Roma, quindi e c'è già, questa è la bozza del prossimo numero con la sua foto, manco lei l'ha vista, tutto premiato. Questo che è bello di oggi è la squadra. Viva la squadra! Viva la squadra! È importante il presidente Bruno Mancini che questo libro, dedicato a Napoli, un nemico del mondo alla cultura, è stato premiato a Viareggio grazie alla conoscenza che ho avuto tramite il nostro carissimo, grande, illustre scrittore Mauro Montacchesi. Impegnato come primo documento, mi hanno detto di portarle a tutte le biblioteche, perché ha un valore storico che avrà importanza nel tempo. Perché è una documentazione della storia. Io devo ringraziare il personaggio importante Pasquale Esposito che mi ha aiutato a tirare fuori l'amore verso la cultura napoletana. Già ce l'avevo, però io devo molto a Ischia, anche Ischia fa parte della cultura napoletana. Tant'è vero che qui Liga Ischia ha descritto il nostro grande presidente Bruno Mancini. Poi c'è la storia di Pozzuoli, della famiglia Petrarca, perché era napoletana. Poi ci sono grandi personaggi come la nostra cara amica Luciana Capece, Rita Petrarca, tutta la famiglia Petrarca. Perché? Perché questa è un'importanza storica. Il bene non va dimenticato. Oggi più che mai l'amore deve trionfare. Sia nei cuori piccoli ma anche nei grandi, e chi non comprende cos'è l'amore bisogna farglielo comprendere. Bravo. Bravo. Quindi questo libro, anche se ci sarà qualche imperfezione, qualche errore, pazienza, ma il contenuto vale,
e vale la parola. Quindi c'è anche Lucia Fusco, ci sono tutti i grandi artisti, e io la voglio donare alla Casa Cultura, la nostra grande amica, grazie, Chiara Bomoli, poi c'è anche Flora Rucco, e tanti tanti artisti, Luciana Capece che con le sue poesie, col suo amore verso Napoli, la sua vita. Quindi grandi protagonisti. Ecco, grandi protagonisti. Io ci sono per caso. Sì, c'è stata Irena, la famiglia Petrarca. Certo, ho detto la famiglia Petrarca, perché la famiglia Petrarca è importante per la cultura napoletana. È una storia che riguarda anche il secolo scorso. Quindi da non dimenticare la famiglia Petrarca. Iniziate anche Rita, ne ha fatto la recensione e ha descritto tutta la sua famiglia, anche la nostra amata Elena. Elena Petrarca. Elena Petrarca e il papà, tutti i nove figli. E poi non dimentichiamo i grandi artisti, Merola, Sergio Bruni. Un saluto a Luciano Somma. Da Luciano Somma che mi ha fatto anche la prefazione ed è un grande protagonista della cultura napoletana. Ecco, quindi io sono entusiasta di aver raccolto i napoletani, quelli che hanno mandato a Napoli, che mi hanno detto. Sono avuto 8 mesi di lavoro, che non è stato semplice, perché io devo collaborare con mio fratello, per mamma, anche se non ci sono quasi mai, purtroppo, perché ho due bambini disabili. Devo fare i salti mortali per essere nel noi. Ecco, brava. Qui con brava. Bravissimo. Complimenti.